Si è svolto presso l'Umberto I un congresso dedicato al wound care nel paziente anziano. L'incontro ha approfondito i temi della prevenzione e del trattamento del piede diabetico e delle piaghe da decubito nei soggetti geriatrici, che sono oggi sempre più frequenti negli ambulatori di vulnologia. L'aula è abbastanza piena, non c'è un posto per sedersi, questo mi riempie di gioia perché vuol dire che il problema è molto sentito, un problema sociale, un problema economico, un problema molto grave che noi cerchiamo di sensibilizzare proprio con la ricerca e la formazione. Le patologie dismetaboliche e il diabete sono una veramente emergenza a livello mondiale, soprattutto nel mondo occidentale. Negli Stati Uniti ormai hanno raggiunto vette molto alte anche nei bambini. Quindi è importante riprendere tutta una serie di problematiche e di complicanze che solo se ben conosciute possono essere prima prevenute e poi opportunamente trattate. I pazienti si rivolgono a noi con molta, devo dire, con molta fiducia, specialmente ultimamente, perché vedono obiettivamente i miglioramenti relativamente in poco tempo e questo per loro rappresenta un ingresso migliore nella vita quotidiana, perché non si sentono meno mati e perché anche i pazienti anziani possono svolgere tranquillamente la loro attività. Oggi l'aspetto del diabete va insieme sicuramente alle collaborazioni con i chirurghi vascolari. La microchirurgia si applica con delle tecniche piuttosto innovative per quanto riguarda la ricostruzione degli arti, soprattutto per l'arto inferiore, con possibilità di ricostruzioni complesse che danno oggi la possibilità non solo di dare un aspetto estetico, ma non è quello importante, ma la ricostruzione di salvataggio dell'arto, che è quello che noi vogliamo ottenere. Il trattamento aggressivo del piede diabetico è molto importante perché permette di reinserire nella società e nel mondo del lavoro persone giovani che, se abbandonate a se stesse, altrimenti costituirebbero un costo sociale di gran lunga superiore al costo delle cure aggressive che, una volta messe in atto, permettono di conservare loro l'uso dell'arto e di essere attivi nel mondo del lavoro e nella società.